Noi abbiamo fatto un percorso lungo e anche serrato dalla COP20 a Lima l'anno scorso, di questi tempi, fino ad arrivare a Parigi, passando attraverso una serie di tappe intermedie. E una di queste è quella che lanceremo domani, ovvero il piano adattamento ai cambiamenti climatici, che non è solo una risposta di natura burocratica e amministrativa a una ipotetica ennesima procedura di infrazione che la Comunità Europea intenterebbe allo Stato italiano e quindi anche alla Regione Abruzzo, ma è soprattutto una strategia di natura estremamente concreta. E senza l'ombra di ideologismi di sorta. Abbiamo coinvolto tutte e tre le università d'Abruzzo per le diverse branche e con il settore ambiente della Regione Abruzzo stiamo portando avanti proprio il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, spesso andando anche avanti a quelle che erano scelte governative. Il decreto sulla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è solo della fine di giugno, mentre invece noi avevamo approvato la nostra strategia già nell'aprile scorso, memori dell'esperienza fatta a Lima sicuramente, ma anche di quello che purtroppo nel 4, 5 e 6 marzo scorso si è verificato in Abruzzo. Questi fatti ci hanno definitivamente fatto capire che insomma, questa attività non è più rimandabile.